Eccoci, pronti per la Challenger, ovvero oggi è il giorno di Natale, il 25 dicembre. Anche se non si vede da qui, io lo posso dimostrare dal cellulare, vediamo. Vengo lì, si vede? Non si vede, vengo là. Vediamo se si vede. Cellulare alla mano, si legge 25, 12. 2016, buon Natale! E proprio oggi, in occasione dei mega pranzi di Natale, i mega cenoni, io vi vado a fare la sfida inversa, ovvero la challenger. Cos'è la challenger? Non è altro che una sfida fatta così nella mia mente più contorta. Come vedete, sono pieno di integratori. E quindi oggi la sfida 2, che non è che una sfida, però. Una prova, chiamiamolo come volete. Io oggi, per tutta la giornata, che riesco a stare sveglio, camminata sul tapirulana 5. Voglio vedere quanti chilometri riesco a fare, a parte la pausa pranzo e la pausa cena. Sono sempre sul tapirulana. E vi aggiornerò se riesco a stare tutta la giornata. Dopo aver fatto la macerata a Loreto, questa è una nuova sfida. La macerata a Loreto era. Adesso mi ricordo, 27 km dovrebbe essere. Io stimo e spero di stare sopra. Come vedete, ecco qua i miei sponsor. Abbiamo C-Tech Nutrition, come vedete qua. Poi cambierò qualche maglia nella giornata, sicuramente. O le camicie, 7 camicie, no, vabbè. Qua abbiamo i sali minerali Isotech, se non che quelli della Multipower. Gusto arancio, gusto limone. Gli isodrink, questi mi serviranno per la perdita di sali minerali. Poi nel mentre utilizzerò i gel che vedete qui davanti, sempre da Multipower, sono carboidrati a assimilazione veloce. Poi a pausa pranzo pensavo di utilizzare qualcosa di proteico, sempre o Multipower, abbiamo le Sheetec, avremo l'imbarazzo della scelta. Più avanti abbiamo le BP Sport, sono le mitiche Hydro Weight Zero accompagnate dalle ISO Weight Zero prodotto dell'anno senza lattosio e per intollerante al lattosio con alto valore proteico. Abbiamo ancora scelta anche con la Self Omni Nutrition con cui collaboro. E niente, iniziamo questa challenger. Abbiamo anche qua un gel portato in mano con i gelli, quelli un po' più solidi. Poi mi aiuterò con un po' di aminoacidi per il post camminata, magari per non avere gli acciacchi di domani. E come pre-workout potrei scegliere tra il Supernova che abbiamo qua della Biotech USA. Il pre-workout non è altro che un energizzante che magari ti aiuta a pompare di più il cuore, quindi portare più ossigeno e sentire anche meno la fatica. E mi terrà anche sveglio durante la giornata. Spero che arrivi dopo cena perché è una bella sfida, ragazzi. Già tremo. Se no, abbiamo anche il Lotto Blotto della Sheetec, prodotti più venduti al mondo. E non vi dico cazzate. Però io, dato la mia esperienza, Rocky Gym vi va a consigliare il Nitrox che abbiamo scelto, lo stesso prodotto della macerata Loreto. 27 km, che mi sono trovato abbastanza bene e vediamo. Magari dopo mi aiuto pure con qualche caffè. Il pre-workout, eccolo. Il pre-workout non è altro che un prodotto, un concentrato di tanti prodotti, tra cui gli aminoacidi, sali minerali, vitamine. Non è niente di illegale o chissà cosa. C'è la caffeina, la creatina, sono tutte cose che ti danno più energia. Nel termine tecnico, pre-workout che viene utilizzato prima dell'allenamento. E quindi noi lo andiamo a prendere già. Ho fatto anche già altri video del pre-workout, ma questo lo andiamo a aprire. È in formato polvere, ma qui di polvere non c'è niente. Andiamo a aprire tutto, che ci vuole l'aiuto delle forbici. Arriviamo, eh. Tra poco partiamo. Tranquilli, se già arriviamo a pranzo è un bel traguardo.
mentre voi state facendo i vostri piatti di tortelline oggi, tortellini in brodo, abbacchi, bolliti, fritti, io sto a sudare calorie. È la challenge che non penso che si ripeterà più. Si fa una volta e basta. Qui sto tirando fuori il pre-workout perché ha preso un po' di aria, quindi andiamo a sventrare. Sembra la cingomma diventata. Va bene, eccolo qua, andiamo ad aggiungere l'acqua. Aspettiamo che si sciolga intanto. Assumerla. Eccolo qua, il bicchiere dovrebbe bastare, sì. Facciamo così. Servono dei fuochi, ma nei pre-workout non vi impaurite se delle volte diventano dei sassi perché prende un po' d'aria. Ma in ogni barattolo che si rispetti, come vi posso far vedere qua, ci sono le bustine che assorbono l'umidità e questo problema non si va più a creare. Chiudiamo, che tra poco, preso il primo workout, partiamo. Qui lo devo far sfogliare. C'è qualche problema con il primo workout, che è lo stato solido. Noi gli diamo una girata. Che fuga non abbiamo. Quanto è il tempo di registrazione? Ah dai, 6 minuti. Pronti a partire, eh? I primi 10-15 minuti li faremo insieme. Adesso non so di cosa parliamo. Non so neanche quanti filmati faremo in una giornata, perché neanche mi svagherò, metterò su un po' la televisione, la musica, perché posso stare sempre lì, perché se metto la musica poi YouTube mi censura tutto. Non sono iscritto a network fresche varie, sono canali così e via. Qui sembra che è in fase di squagliamento, sembra un tè, una tisana, una tigiona. Sai che ne dico? Un momento, lo butto già giù. Ecco, questo è quello. Alla salute, ragazzi. Ci vediamo a fine challenger. Wow, pronti pronti, tra 20 minuti farà il suo dovere e penso che mi accompagnerà per tutta la giornata. Linea regia, iscrivetevi al mio canale che compare qua, 3, 2, 1, qua, lo so che non ci ho preso i tempi ma sempre qua, va bene, linea regia. Siamo proprio matti. Ehi. Beh, neanche la barba mi sono fatto, beh.